ringraziamo dal profondo del cuore perché abbiamo la gioia di poter realizzare la tua presenza nella nostra vita, nel profondo dei nostri cuori, e questo per noi è tutto, Signore, e noi vogliamo vivere in questo modo, Signore, vogliamo dirigerci sempre di più verso di te, arrendendoti tutto il nostro cuore, tutta la nostra vita, consegnandoci interamente nelle tue mani, perché veramente la tua presenza possa avere più spazio in ognuno di noi e l'opera tua possa essere più profonda nell'animo nostro. Oh Signore, questa è la nostra ragione di vita, spenderci per te, per la tua gloria, onorare il tuo nome, vivere ogni giorno secondo le tue direttive, seguire Gesù come veri discepoli, oh Signore. Sappiamo che tutto questo ti onora e questa è la prima ragione perché vogliamo farlo. Sappiamo che questo ci permette, oh Signore, di servire te. Sappiamo che questo ci fa essere dei cristiani fedeli e noi vogliamo esserlo fino all'ultimo giorno della nostra vita. Grazie perché ancora stamattina ci dai la bella occasione di stare nella tua casa e di renderti gloria e onore. Guidaci, oh Signore, guida tutto ciò che noi faremo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il tuo figliuolo, che è benedetto in eterno. Allora cantiamo tutti insieme l'inno grande il nostro Signore, che è l'inno 432. Signore, aiutaci a riconoscere tutto questo. Se noi comprendiamo e accettiamo che Dio è buono con noi, che Dio si interessa di noi, che Dio ci dà il meglio, la nostra vita sarà veramente una vita felice. L'inno dice nella seconda strofa,
non solo che il Signore è grande, che Egli ha mostrato la sua grandezza anche nel soccorrere le persone nei bisogni, Gesù ha mostrato questo interesse da parte di Dio per la vita di coloro che hanno bisogno anche di essere sfamati, di vedere le tempeste della vita calmate, quando è stato su questa terra guarendo i lebbrosi, quindi anche guarisce le malattie, opera dove ci sono problemi spirituali, gli spiriti scacciò, ma dice soprattutto che se gli diamo l'anima nostra, alleluia, il Signore opera profondamente. Questo chiaramente vale per le persone che si accostano al Signore, che hanno bisogno di realizzare le prime esperienze con Dio, ma vale per tutti noi. Amen. Dio è grande. Amen. Ma Lui vuole essere grande nella nostra vita, nella mia e nella tua vita. Lo vogliamo ricantare l'inno per quanto riguarda la seconda? Grazie, gloria. Adesso canteremo due inni, o meglio li canteranno in particolare i fratelli, sono degli inni che fanno parte del repertorio del coro, ma che noi conosciamo benissimo. Vorrei che li cantassimo tutti in preghiera, in adorazione. Sono l'inno Tua Maestà e sono l'inno Alleluia all'Agnello. Gloria a Dio. Vogliamo insieme cogliere l'occasione con questi canti di aprire il cuore e lodare il nostro grande Dio. E il Signore benedirà grandemente la nostra vita. Gloria a Gesù. Amen. Gloria a Dio. Signore, ti adoriamo. Tu sei degno di gloria e di onore. Alleluia. Benedetto sei. Gloria a te. Thank you.
Vogliamo cantare insieme con voi l'inno dell'Innaio, che è il numero 523. Prima di cantarlo, Polina, se sapete quanti di voi lo conoscono, no? Il inno numero 523. Provato? Allora, quanti lo conoscono? Benissimo, sono contento, era lo scopo, perché vogliamo insieme impararlo. Noi lo faremo ascoltare una volta, ascolterete qualche variazione che facciamo noi, poi una volta ascoltato avremo il piacere di cantarlo insieme con voi, così aggiungiamo un altro inno a quello che conosciamo e possiamo cantare in chiesa, che è un inno bellissimo. Lo facciamo ascoltare, poi dopo proviamo a cantarlo tutti insieme. Amen. Pace del Signor.
abbiamo innalzato stamattina. Gloria a Gesù. Prepariamoci per poter meditare insieme la parola di Dio. Thank you.
Giovanni capitolo 6, leggeremo dal verso 35 al verso 40. Gloria a Dio, alleluia. Il Signore sia lodato. Amen. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Gloria al nome del Signore. In questi versi che abbiamo letto è presente il verbo venire, che è uno dei verbi che viene più usato dal Signore Gesù. È un invito chiaro ma profondo, soprattutto a cercare un rapporto diretto con Lui. Gesù vuole che noi abbiamo un rapporto personale diretto con Lui. Gloria al nome del Signore. Gesù ci riceve direttamente, non ha bisogno di intermediari, e come abbiamo letto, Gesù è sempre disponibile per la mia vita e per la tua vita. Gloria al nome del Signore. Non solo ci riceve, non solo è disponibile, ma il Signore ha tutte le risposte di cui noi abbiamo bisogno in ogni circostanza in cui possiamo venirci a trovare. Il Salmo 121 ci presenta il nostro grande Dio come colui che protegge Israele, non sonnecchierà né dormirà. Gloria al nome del Signore. Per parlare proprio di questa disponibilità continua del Signore. E abbiamo letto che Gesù dice nel nostro testo: colui che viene a me non lo caccerò fuori. Gloria al nome del Signore. Nessuno viene cacciato quando si accosta al Signore. Anche il più grande dei peccatori viene accolto. Gloria al nome del Signore. Ora, l'invito che Gesù fa, citeremo altri testi biblici dove Gesù invita ad andare a Lui le persone, è generalizzato a tutti quelli che vogliono. Noi leggiamo delle espressioni non solo di Gesù nei Vangeli, ma anche in altre porzioni della parola di Dio, da parte di Dio: chi viene a me, venite a me voi tutti, chiunque viene a me, no? E poi abbiamo: chi vuole prenda, ed altri, no? E per tutti, tutti coloro che lo desiderano, tutti coloro che ne sentono il bisogno possono accostarsi a Dio, possono accostarsi a Cristo. Diventa un invito particolare per chi vuole conoscerlo.
Per chi vuole abbandonare il peccato, esserne liberato, è un invito particolare per chi è stanco e aggravato, ricordiamo, no? Tante espressioni della parola del Signore. È un invito, come abbiamo visto nel testo, per chi ha fame, per chi ha sete. Quindi è un invito che ha queste caratteristiche che adesso andremo ad elencare. Innanzitutto, un invito, come abbiamo detto, a un'esperienza diretta. Troppo spesso tanta gente va davanti al Signore per chiedere i favori di Dio. Il Signore vuole essere conosciuto, vuole essere sperimentato, vuole che noi personalmente, individualmente, possiamo fare un'esperienza con Lui. Hai fatto un'esperienza personale con il Signore? Il Signore è solo colui a cui tu ti aggrappi in momenti di difficoltà per risolvere i tuoi problemi, è solo una persona speciale perché ti deve provvedere certe cose, o qualche volta tu l'hai cercato senza chiedergli nulla, ma semplicemente per dire: Signore, ti voglio conoscere, ti voglio realizzare nella mia vita. Ecco, Gesù ci invita a fare questo. Nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 1, noi troviamo scritte queste parole. Il giorno seguente Giovanni, riferito al Battista, era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andarono, lo conobbero, e la parola del Signore ci insegna, perché ci è fatto conoscere chi erano questi due discepoli, che da quel giorno questi due uomini non furono più quelli di prima. Gloria al Signore. Dio vuole cambiare qualcosa nella vita di ogni persona, ma prima di cambiare le circostanze, come spesso noi vorremmo, Dio vuole cambiare te. Gloria al nome del Signore. E tanti di noi che sono qui possono ringraziare il Signore per tanti suoi interventi, per tanti suoi miracoli, per la provvidenza divina, ma soprattutto possono ringraziare il Signore dicendo: Signore, grazie che hai cambiato la mia vita. Amen, fratelli, vediamo quanti. Gloria a Gesù. Potremmo anche rinunciare, Dio è buono, potremmo rinunciare a tutti i miracoli e benefici che il Signore ci ha fatto, perché il fatto di conoscere il Signore, di averlo realizzato nella propria vita, di avere Gesù che abita nei nostri cuori, già è tutto. Infatti non siamo qui stamattina per dire: Signore, fammi questo e dammi quello, ma siamo venuti per adorarlo, il Signore. Ho citato prima, lo ricordo ancora adesso, ciò che è riportato nel Salmo 34: provate e vedrete quanto il Signore è buono, beato l'uomo che confida in Lui. Gloria a Dio. Questa esperienza fatta col Signore può essere nella vita di ognuno un'esperienza continua, è un'esperienza profonda. Noi non vogliamo dire: Signore, vogliamo sempre di più da te riguardo ai favori di Dio, ma vogliamo dire: Signore, vogliamo conoscerti sempre di più. Gloria al nome del Signore. Un invito all'esperienza diretta. Ancora un invito soprattutto per il perdono dei peccati. Gesù ha sottolineato chiaramente che la cosa più importante per l'essere umano non è tanto una liberazione, una guarigione fisica o altro, ma è il perdono dei peccati. Amen. E sappiamo perché.
Perché qualsiasi cosa ci viene donata dura solo per un tempo, ma il perdono dei peccati ci porta a ricevere la vita eterna. Gloria a Dio. Qualcuno proprio in merito a questo dice: ma io sono un peccatore. È vero, Gesù mi invita, ma come faccio? Lui è così santo, come posso io, con i miei peccati, con la sporcizia che c'è nell'anima mia, spiritualmente parlando, accostarmi a Lui? La parola del Signore ci dice nel libro dei Proverbi: chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Gesù disse un giorno che Lui non è venuto per i sani, non è venuto per i giusti, Lui è venuto per gli ammalati, è venuto per i peccatori. Gesù è venuto per guarire soprattutto le anime. E l'invito suo è soprattutto perché l'uomo che è nel peccato possa andare ai suoi piedi e possa dire: Signore, perdonami, lavami da tutti i miei peccati. Gloria al nome del Signore. E come abbiamo ricordato in questo verso citato nel libro dei Proverbi, il Signore è pronto a fare misericordia. Dio chiama a sé perché è misericordioso, è pronto a perdonare. Se qualcuno ha peccato, scriverà Giovanni nella sua prima lettera, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo è giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Gloria a Dio. Se tu ti senti un peccatore, Gesù ti invita, perché per mezzo della croce Egli si è caricato di tutti i nostri peccati, e stamattina la misericordia di Dio può essere per te. Il Signore ti può accogliere, ti può perdonare, ti può lavare e ti può fare un suo figliuolo, donandoti vita eterna. Gloria al nome del Signore. L'invito del Signore è ancora per il riposo. Gloria a Dio. E qui c'è proprio il tema che era espresso nel nostro inno, ma tutto ciò che abbiamo già detto è il riposo, perché avere Gesù dentro di noi, avere questa esperienza personale col Signore, porta la pace nell'anima. Avere il perdono dei peccati porta la pace di Dio. Abbiamo pace con Dio quando siamo giustificati, scriverà l'Apostolo Paolo. Ma questo riposo è qualcosa di stupendo, che non ha limitazione. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Viviamo in un mondo che ai nostri giorni corre sempre di più velocemente, ma in realtà quello che chiamiamo progresso, che progresso è? Quando l'uomo è sempre più lì a combattere con le ansie, con le sollecitudini, con le preoccupazioni, quando si vive senza la pace. Noi stessi, pur essendo credenti, riscontriamo che questa vita così frenetica tante volte prende anche noi e mina quello che di tanto prezioso il Signore ci ha dato, il riposo. Quanto è bello quando abbiamo l'occasione, dopo una giornata, di andare nella casa del Signore. Quante volte diciamo: ah, sono arrivato nella casa del Signore. Non fa niente, sono passate tante ore, mi sento aggravato, magari abbiamo fatto anche un lavoro durante la giornata faticoso, però quando siamo nella presenza di Dio, il Signore mette tanta pace, sentiamo proprio, ci rilassiamo. Sembra che riacquistiamo forze. Non sembra, riacquistiamo forze, usciamo
dopo aver aggiunto alla nostra giornata faticosa un'altra ora, ora e mezza nella casa di Dio, ma ci straviamo. È l'opera di Dio, è il miracolo del Signore. E perché anche se il nostro fisico, ma Dio fa anche quello, opera anche nel fisico, ma anche se il nostro fisico è aggravato, il Signore ci libera dentro. E quella è la vera libertà di cui ogni uomo, ogni donna hanno bisogno, gloria al Signore. E l'invito del Signore ancora nel Salmo 55: getta sul Signore il tuo affanno, egli ti sosterrà. Gloria a Dio. Fallo stamattina, fallo ogni giorno della tua vita, perché il Signore viene incontro ad ogni bisogno della nostra vita. È un invito ancora alla sicurezza. Nell'Evangelo di Luca, al capitolo 6, voglio leggervi alcuni versi, dal verso 47. Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io mi mostrerò a chi è simile a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene, dice la parola del Signore. Noi non abbiamo sicurezza perché siamo forti, perché siamo capaci, perché siamo bravi, ma solo quando abbiamo un solido fondamento. Il più solido dei fondamenti è la roccia dei secoli, è il Signore Gesù Cristo. Quando la nostra vita si fonda su di Lui, quando noi accettiamo in modo completo l'invito di Gesù, non l'invito a una riunione, a un appello o a esperienze che poi sono passeggere, ma quando tutta la nostra vita gliela doniamo nelle sue mani e decidiamo di fondarci su di Lui, noi abbiamo, figurativamente parlando, i nostri piedi poggiati sulla roccia che è Cristo, gloria al Signore. E come abbiamo detto e è stato cantato, noi riscontriamo giorno per giorno, perché il Signore ci invita a Lui e ci accoglie, che sotto di noi ci sono le braccia eterne. Quale sicurezza, quale stabilità dona di Dio onnipotente all'essere umano che è così fragile, che è così poca cosa. Signore, noi ti ringraziamo che abbiamo donato la nostra vita. Signore, fa che noi ogni giorno possiamo rispondere al tuo invito e donarti tutto noi stessi e tutto ciò che abbiamo e rimetterlo a te, perché tu ci sosterrai. Gloria. Ancora è un invito alla vera soddisfazione, perché Dio, che è il grande Dio, che è l'onnipotente Dio, può darci tutto. A volte pensiamo, l'essere umano pensa nelle sue richieste, chissà se il Signore può darmi questo, se può farmi quest'altro. Dio può tutto. Noi continueremo ad annunciare attraverso l'Evangelo che Dio può tutto, gloria al Signore. Ma in particolare Dio ci dona, come abbiamo già detto, ma vogliamo sottolinearlo, quello che fa parte delle nostre esperienze più profonde, più intense, di cui di più ha bisogno il nostro essere, quelle che sono spirituali, gloria. E voglio citarvi ancora dei versi riportati nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 7, dove c'è un invito particolare che Gesù fece durante il tempo del suo ministero. In Giovanni capitolo 7, dal verso 37, noi troviamo scritto nella parola del Signore: nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E Giovanni specifica, disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avevano
creduto in lui, lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato, gloria a Dio. Ma egli è pronto oggi a spandere lo Spirito Santo nei cuori di tutti coloro che si arrendono nella sua presenza. Questa sete che è nel profondo dell'animo di ogni uomo, come tante volte abbiamo detto, non può essere spenta dalle cose di questo mondo, di questa vita. Solo Gesù ha l'acqua che disseta, gloria a Dio. Egli lo dichiarò in modo particolare alla donna samaritana, quando leggiamo nella parola del Signore, sempre nell'Evangelo di Giovanni, che Gesù rispose a questa donna: chiunque beve di quest'acqua, era l'acqua che lei era andata a prendere al pozzo con la secchia, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua viva che scaturisce in vita eterna. Dio può soddisfare l'anima tua, non hai bisogno di correre a destra e a sinistra, hai un solo bisogno: di accettare l'invito di Gesù, di andare a lui. Lui dissederà l'anima tua, gloria al Signore. E ancora un invito alla gioia perfetta, come Gesù espresse nell'Evangelo di Matteo in una parabola: il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze di suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò la seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze, gloria a Dio. Tutto è stato preparato, tutto è stato compiuto. Quando? Da Gesù, quando è morto sulla croce. Egli non solo, come abbiamo ricordato, offrì se stesso per noi, per il perdono dei peccati, ma ci ha aperto le porte del cielo, della grazia di Dio, perché Dio possa riversare su di noi tanta benedizione che noi non sappiamo neanche come ritenerla. Il Signore è pronto a benedire la vita di ogni uomo, dando abbondanza. Quando siamo ciechi, perdonatemi, miseri, noi uomini che cerchiamo nelle cose di questo mondo, se ho il telefonino migliore, se mi faccio il televisore più grande, se vado, ho l'occasione di poter fare un'escursione raggiungendo questo posto particolare della terra. Che cose misere! Dio ci apre il cielo! Dio ci arricchisce con cose durature che rispondono ai profondi bisogni dell'animo. Gesù può darti tutto, gloria al nome del Signore, e tutto gratuitamente, perché Lui ha comprato ogni cosa. Noi non abbiamo meriti, ma Lui per i Suoi meriti ci fa accedere al tesoro di Dio, e noi veniamo veramente riempiti, soddisfatti. Fratelli cari, questa è una grande lezione su cui prima noi credenti dobbiamo meditare. Oggi tanti credenti sono insoddisfatti e tornano a cercare nelle cose del mondo perché non riescono ad approfondire il loro rapporto col Signore. Signore, fa che prima noi sappiamo venire a te, sappiamo allargarti il cuore, sappiamo prendere ogni cosa che tu ci hai promesso, ogni cosa che è a nostra disposizione. Quante volte abbiamo ricordato che siamo un poco come quello dei due figli della parabola del figlio prodigo, non il figlio prodigo, l'altro, che stava a elemosinare quasi qualcosa, non si rendeva conto di cosa era a sua disposizione. E anche se nella parabola, ma il messaggio è molto chiaro che Gesù dà: figliuolo, ogni cosa mia è tua, gloria a Dio. E questo dice il Signore a noi: venite, venite. È un appello anche per noi credenti. Dio può soddisfare completamente le anime nostre, può darci una gioia perfetta, gloria al nome del Signore. Noi vogliamo godere della vita esuberante, perché Gesù l'ha promessa a tutti coloro che si accostano a Lui. Figliuolo,
tu sei sempre con me, disse il Padre. Noi vogliamo stare più stretti a Gesù. L'ultima cosa che non potremmo tralasciare assicuramente, l'invito di Gesù è un invito alla gloria. Non ci invita solo su questa terra per benedire, ma abbiamo detto in modo profondo, perdonare quello che poi è duraturo perché è il bene dell'anima, ma poi ci invita ad entrare nella sua gloria, ad andare, ad abitare con lui per l'eternità. Quando il figliolo dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui. Ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra, allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi i benedetti dal Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Gloria a Dio. È un invito che vale per tutti i discepoli e per tutti i discepoli di ogni tempo, di ogni generazione. Il Signore vuole prenderci tra le sue braccia, perdonare i nostri peccati, lavarci e purificarci, prepararci e poi tornare per prenderci e portarci nella sua gloria. Quanto è bello l'invito di Gesù! Come rinunciare a questo invito? Gloria al nome del Signore. Signore, tocca ogni cuore in questo giorno. Lui ci invita. Lui è l'unica via, è la via obbligatoria. Sta scritto: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Che meraviglie vuole e può fare il Signore per la nostra vita. Ci invita all'esperienza diretta con Lui, profonda, con colui che ha fatto i cieli e la terra, ma che vuole essere il suo figliolo Gesù Cristo, il mio e il tuo Salvatore. Ci invita finché possiamo avere il perdono di tutti i nostri peccati, ci invita perché possiamo trovare riposo alle anime nostre, ci invita perché possiamo avere sicurezza nonostante la debolezza della natura umana, ci invita perché possiamo essere veramente profondamente appieno soddisfatti, ci invita perché la nostra gioia possa essere perfetta, possiamo vedere e cogliere tutta l'abbondanza che il Signore mette a nostra disposizione, ci invita perché Dio ha cambiato ogni cosa. Dopo la caduta di Adamo, il Signore ha dato un'altra possibilità gloriosa in Cristo Gesù. Attraverso il figliolo di Dio noi possiamo ricevere la vita eterna. Come rifiutare questo invito? Come assentarsi davanti a queste parole che toccano profondamente i cuori? Noi vogliamo con trasporto, con entusiasmo, precipitosamente in questo giorno dire: Signore, tu mi inviti, io vengo a te e ti do tutto il mio cuore. Chiniamo i nostri capi, fratelli. Gloria a Dio, alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Mentre preghiamo il Signore, ognuno di noi si apre completamente davanti a Lui. Il coro adesso ci canterà l'inno "Meraviglioso sei". Gloria a Dio. E credo che spontaneamente lo canteremo tutti insieme. Gloria, gloria a Dio. Benedetto sei. Jesus.
tutta la Chiesa. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria al Signore, fratelli. Davanti al messaggio della parola di Dio che credo ha colpito in particolare i nostri cuori, perché l'invito del Signore è così prezioso. Vogliamo concludere la nostra riunione cantando insieme col coro l'inno Mi rialzerai. Gloria a Gesù. Ti benediciamo. Thank you.
nostro Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno. Amen. Amen. Il Dio ci benedica. Amen.